Allora, buongiorno ragazzi. Vi ripeto rapidamente che cos'è il numero d'ossidazione e quali sono le regole per il calcolo del numero d'ossidazione. Questo chiaramente è una ripetizione, ma si dice repetita in quanto, quindi se sentite un'altra volta queste poche parole sicuramente è una cosa positiva. Dunque, se vogliamo andare a dare una definizione di questo parametro che ha grande importanza nella chimica, il numero d'ossidazione, possiamo dire che il numero di ossidazione coincide con la carica che una specie atomica viene formalmente ad assumere all'atto della ridistribuzione elettronica che si verifica quando si formano i legami chimici che tengono uniti gli atomi in un determinato posto. Quindi ripetiamo ancora una volta la parte saliente: il numero d'ossidazione coincide con la carica che un atomo viene formalmente ad assumere quando si formano i legami chimici. Ovviamente, se il legame chimico è di tipo ionico, il trasferimento dell'elettrone è definitivo, quindi questo tipo di definizione è pienamente verificato. Se il legame è di tipo covalente polare, il trasferimento degli elettroni non è completo, è soltanto parziale, ma agli effetti del calcolo del numero di ossidazione si ragionerà come se questo trasferimento di elettroni sia definitivo a mo' di legame ionico. Chiaro? Nel caso invece in cui il legame sia covalente puro, in quel caso si considera che la coppia di elettroni è formalmente, pienamente condivisa dai due atomi che partecipano alla formazione del legame covalente, e quindi un elettrone appartiene a un atomo e un elettrone appartiene ad un altro. Le regole per il calcolo del numero di ossidazione sono presto dette, sono, diciamo così, estremamente facili. Il numero d'ossidazione dell'idrogeno quando è legato ad atomi più elettronegativi dell'idrogeno stesso, quindi agli atomi che si trovano sulla destra della tavola periodica, possibilmente in alto, l'elettronegatività cresce più andando più verso la destra e andando più verso l'alto della tavola periodica. Ripeto, il numero d'ossidazione dell'idrogeno quando è legato a un elemento non metallico avente elettronegatività più alta è più 1. Quindi, per esempio, quando noi abbiamo, diciamo così, un composto tipo l'acido cloridrico HCl, il cloro è più elettronegativo dell'idrogeno, il numero d'ossidazione dell'idrogeno sarà più 1. Poi abbiamo che il numero d'ossidazione dell'idrogeno quando è legato a un elemento metallico. Con elemento metallico che cosa voglio dire? Voglio dire gli elementi del primo gruppo della tavola periodica, gli elementi alcalini, litio, sodio, potassio, rubidio, cesio e francio, ve li ricordo tutti quanti. Quelli là alcalino terrosi, berillio, magnesio, calcio, stronzo, bario e l'ultimo non mi ricordo, fa niente, mi dispiace. Poi anche i metalli di transizione, quindi ferro, nichelio, cobalto, scandio, titanio, questa roba qui. Dunque, quando l'idrogeno è legato a questi elementi metallici che presentano un'elettronegatività, cioè quindi una tendenza ad attrarre gli elettroni minore di quella dell'idrogeno, allora noi abbiamo che l'idrogeno è presente sotto forma di ione idruro che ha numero d'ossidazione meno 1. Bene. Poi per quanto riguarda l'ossigeno, il numero d'ossidazione dell'ossigeno quando forma un composto è meno 2. C'è praticamente una piccola, diciamo così, eccezione. L'eccezione qual è? Quando l'idrogeno si lega al fluoro. Qual è il motivo? Il motivo è che l'elemento più elettronegativo della tavola periodica è il fluoro, seguito immediatamente dall'ossigeno. Pertanto, quando l'ossigeno crea composti con tutti gli elementi eccetto il fluoro, è l'elemento più elettronegativo, per cui gli elettroni di legame o verranno captati definitivamente dall'atomo di ossigeno, o verranno, diciamo così, condivisi, ma con
una, con, diciamo così, con una permanenza mediamente nel tempo più lunga dal lato dell'atomo di ossigeno. In entrambi i casi si considera che l'elettrone o gli elettroni di legame vengano, diciamo così, captati definitivamente dall'atomo di ossigeno, e quindi abbiamo che il numero d'ossidazione che assume l'atomo di ossigeno risulta essere meno 2. Nel caso in cui si neghi al fluoro, abbiamo che il numero d'ossidazione dell'ossigeno risulterà essere più 2. Perché? Perché nel legame covalente che si crea nel fluoruro di ossigeno, che vi ripeto è un composto più teorico che pratico, abbiamo che la coppia di elettroni di legame permarrà mediamente nel tempo per più tempo dal lato dell'atomo più elettronegativo, che in questo unico caso è il fluoro, per cui il numero di ossidazione dell'ossigeno sarà più. Altra piccola eccezione sono i perossidi. I perossidi sono quei composti nei quali c'è un legame fra due atomi di ossigeno. Il più famoso di essi è il perossido di idrogeno, H2O2, detto anche acqua ossigenata. Il numero d'ossidazione dell'ossigeno nei perossidi è meno 1, e il motivo è presto detto. La coppia di elettroni di legame che è condivisa nel legame ossigeno-ossigeno chiaramente risulta essere perfettamente condivisa, per cui non verrà scritta né al primo né al secondo atomo di ossigeno. È come se ogni atomo di ossigeno mantenesse il proprio elettrone senza prenderne altri, quindi non mette e non toglie per quanto riguarda il calcolo dei numeri di ossidazione. Quindi in quest'altra piccola eccezione che è rappresentata dai perossidi, il numero di ossidazione dell'ossigeno risulta essere meno. Poi, le rimanenti regole per il calcolo del numero di ossidazione quali sono? Sono praticamente che la somma dei numeri di ossidazione in un composto chimico risulta essere uguale a zero. Quindi, diciamo, questa è una cosa chiaramente ovvia, perché chiaramente se abbiamo detto che il numero di ossidazione coincide con la carica che formalmente viene ad assumere una specie atomica quando si formano i legami chimici, un composto chimico non ha una carica elettrica, è neutro, pertanto la somma dei numeri di ossidazione dovrà per forza essere zero. Così come pure in uno ione, cioè in una specie che è elettricamente carica, la somma dei numeri di ossidazione degli atomi che compongono dello ione sarà uguale alla carica dello ione. Va bene? Adesso ragazzi, le regole per il calcolo sono queste qui. Gli esempi per il calcolo ve li ho fatti vedere, diciamo, nella lezione che ho fatto l'altra volta. E, ripeto, la parte che mi aveva detto il professore Covillo era saltata, era proprio questa qui, quindi credo che non ci sia bisogno di farvi vedere un'altra volta il calcolo del numero di ossidazione. Anche perché quando abbiamo fatto le reazioni di ossidoriduzione, quando l'ingegnere Marocco vi ha fatto vedere le equazioni di ossidoriduzione, avrete calcolato numeri di ossidazione a iosa, quindi è inutile, diciamo così, perdere ulteriore tempo. Va bene? Allora interrompo.